avrebbe dovuto riferire oggi in aula e invece si è seduto tra gli scranni leghisti. Il presidente del Consiglio regionale Davide Boni ha scritto però una mail a tutti i consiglieri in cui conferma la scelta di non dimettersi. Le accuse non hanno la minima influenza sul ruolo di rappresentante di garanzia che esercito, scrive Boni per spiegare la sua decisione. Un totem in Piazza Scala per chiedere che l'India rilasci i due marò italiani. Questo l'esito del Consiglio Comunale di ieri, il frutto di un dibattito dai toni accesi chiusosi con il voto che, oltre a prevedere il gesto simbolico di cui abbiamo detto, impegna la Giunta a intervenire perché il governo moltiplichi gli sforzi per risolvere il caso. Congresso da rifare e polemiche nella Lega a Varese, il segretario regionale Giorgetti ha annullato l'esito del voto che avrebbe dovuto designare i delegati per il Congresso nazionale di giugno, 332 schede a fronte di 229 aventi diritto, numeri che non tornano, si dovrà rivotare entro 30 giorni. È stato quasi un plebiscito il sì dei commercianti di Corso Buenos Aires alla sperimentazione che prevede la chiusura della strada alle auto e l'apertura dei negozi per una domenica al mese. Restano però le perplessità di chi si è sempre detto contrario alla ZTL. La Scala cerca un socio per far quadrare i conti. All'appello mancano 7 milioni e il teatro ha varato la modifica allo statuto che prevede il passaggio da 10 a 11 membri del CDA, viatico all'apertura a nuovi sovvenzionatori. La promessa da mantenere è di chiudere il bilancio 2012 in pareggio. Scoppia il caso legato agli appalti per la manutenzione delle strade, sospetti sullo smaltimento dei materiali di scarto, una sentenza che parla di un cartello per aggiudicarsi i lavori. E ci sono già 3 interrogazioni del presidente del Consiglio Comunale Basilio Rizzo e del presidente della Commissione Antimafia, David Gentili. Terzo appuntamento con la Via Crucis, presieduta dall'arcivescovo Scola, stasera alle 21 dal Duomo di Milano con diretta su Telenova. Prosegue la mostra di un quadro a settimana che accompagna il tema della catechesi, stavolta è il turno della crocifissione di Hayez. Stasera l'Inter cerca la vittoria a qualificazione contro il Marsiglia. Ranieri sceglie Sneijder dietro al duo Milito-Forlan, dando spazio a Cambiasso dal primo minuto. Servono 2 gol di scarto per raggiungere i quarti e cambiare faccia a una stagione finora deludente.